Il governo giallo-verde ha deciso di effettuare ulteriori approfondimenti circa l'ipotesi di regionalismo differenziato. La scelta appare dettata dal timore del Movimento 5 Stelle di scontentare le regioni e soprattutto gli elettori del Sud in vista dell'appuntamento con le europee del maggio prossimo. Ma nonostante il rinvio della decisione sulla maggiore autonomia da concedere a Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto, la questione rimane sul tavolo. Da parte degli scettici, forte è l'idea che il nuovo modello possa aumentare ulteriormente il gap tra le regioni ricche del nord e quelle in difficoltà del mezzogiorno d'Italia, arrivando a incidere sulla sfera dei diritti dei cittadini. Quelli delle regioni più ricche di fatto beneficerebbero rispetto agli altri connazionali di più tutele in settori nevralgici quali sanità, istruzione, infrastrutture, solo per citarne alcuni. Di qui la levata di scudi bipartisan di tanti politici espressione del sud Italia, ma anche da parte di alcune delle massime cariche delle istituzioni. Risale a ieri l'affondo critico sulla questione da parte di Sabino Cassese a Campobasso per l'inaugurazione dell'anno accademico dell'Ateneo Molisano. È un tema all'ordine del giorno, c'è stata qualche giorno fa una riunione al Senato, ci sarà nei prossimi giorni, purtroppo non potrò partecipare, una riunione dei presidenti delle regioni. Il regionalismo differenziato può essere una cosa interessante, ma non può essere fatta così in fretta come si sta cercando di farla. Io sostengo la tesi che se qualche regione si deve differenziare, tutte le 15 regioni debbano partecipare al processo di differenziazione, perché differenziarsi non vuol dire fare qualcosa che è indifferente per chi non si differenzia. Sembra un gioco di parole, ma non lo è. Vuol dire le regioni meridionali, anche se non si differenziano, debbono partecipare al processo che fa diventare diversa l'autonomia di altre regioni, specialmente quelle del nord. Non penso che lo sia, ma potrebbe apparire una forma di disintegrazione dello Stato e quindi bisogna evitarlo. Dal giudice emerito della Corte Costituzionale anche una riflessione sull'ipotesi di un nuovo assetto amministrativo del Paese attraverso le macroregioni. Io penso che possano essere un interessante sviluppo, penso che come le intese degli enti locali possano essere soltanto il prodotto di una sperimentazione fatta in loco, non imposta dall'alto, ma debbono nascere dal basso.